Amici di Onda Libera, siamo a Fano dove è in visita il presidente, il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. E approfittiamo per fare qualche domanda. Allora, l'immigrazione è un gravissimo problema per l'Italia. Quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle? Le proposte del Movimento 5 Stelle sono prima di tutto togliersi dalla testa che l'Italia possa sobbarcarsi 800.000 migranti ogni anno. Non è assolutamente possibile. Allora, se arrivano dei migranti sulle nostre coste, ne arrivano 100, bene. Tre li tiene l'Italia, li segue nell'iter e poi vede di rimpatriarli se non hanno diritto a stare qui, ma gli altri 97, gli altri 98 devono essere ripartiti negli altri paesi d'Europa. Non possiamo pensare che l'Italia, già con 10 milioni di poveri italiani, possa sobbarcarsi il lavoro di smistamento e di gestione di 800.000 migranti, cioè ogni anno qui arriva una regione come il Molise di migranti, non è assolutamente sostenibile. Allora, da una parte evitiamo di fornire armi a quei paesi che sovvenzionano sia il terrorismo e sia scatenano le guerre in quei paesi, così queste persone non vengono da noi, ma chi viene non si può fermare in Italia, anche perché non vogliono fermarsi in Italia. C'è solo questo regolamento di Dublino che fu firmato dalla Lega e da Forza Italia che obbliga l'Italia a tenersi tutti i migranti che sbarcano sulle proprie coste. Io voglio sapere quant'è che un barcone sbarcherà in Germania, mai. E quindi ce li dovremo sobbarcare tutti quanti noi. È una follia e per cambiarla basta modificare il regolamento di Dublino, cioè andare in Europa e farsi rispettare e dire: io non ti mando più soldi in Europa se tu non modifichi il regolamento che mi obbliga a tenermi tutti i migranti. Reddito di cittadinanza, altro argomento molto, molto sentito, diciamo. L'accusa degli altri partiti è che sarebbe un'elargizione di soldi pubblici inutile, invece il Movimento 5 Stelle credo che dica altro. Per noi è una manovra economica. Se tu prendi 10 milioni di persone che oggi non arrivano a 780 euro al mese, tipo casalinghe, pensionati, un sacco di persone, a queste persone dai 780 euro in cambio o di lavori pubblici, lavori di pubblica utilità o di formazione e lavoro. Prendi quindi 16 miliardi di euro, tanto vale il nostro reddito di cittadinanza con tutte le coperture, prendiamo i soldi da tutti gli accidenti, degli sprechi che prendono e tutti i privilegi che hanno a Roma, li mettiamo in questa manovra, mettiamo 780 euro in tasca a 10 milioni di persone che andranno a spendere e aiuteranno gli altri 50 milioni di italiani che hanno attività private, imprese, per far crescere l'economia e creare nuovi posti di lavoro. È un meccanismo che esiste in tutta Europa tranne che in Italia e in Grecia. Grazie mille. A voi, ciao. Amici di Onda Libera, un saluto.